la squadra per nostri tifosi, questo è molto importante. Abbiamo lavorato tutto l'anno per alzare qualcosa in alto. Senza Closi, in campo è vero, ma in debito di gol ci ha pensato l'11. Sua la firma sul trionfo da condividere in comproprietà con Vladimir Petkovic, l'allenatore sconosciuto su cui pochi avrebbero scommesso ad inizio stagione. Alla prima panchina in Serie A subito un trofeo, non è certo cosa da tutti. Bravi ragazzi come oggi hanno interpretato la gara con la fatica mentale, penso alla fine che meritatissimo abbiamo vinto la Coppa. Se resterà o meno è presto per dirlo, ora c'è tempo solo per festeggiare, tra le vie del centro, passando da Piazza della Libertà sino a Piazza del Popolo. Poi tutti concentrati verso il prossimo obiettivo, la Supercoppa contro la Juventus da disputare a Torino o nella suggestiva cornice americana. La Lazio può aggiungere un altro capitolo alle pagine della sua storia. Trionfo della Lazio è un colpo durissimo per la Roma, fuori da tutto e contestata, ritorno a rigore dopo la partita, 200 tifosi hanno lanciato uova e sassi, un vetro rotto del pullman, ma per fortuna niente di grave. Tanta delusione, soprattutto